Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Vi ricordate quella tipologia di video che avevo iniziato a filmare più o meno un anno fa? Un video misto nel quale vi parlavo di alcuni prodotti nuovi, alcuni prodotti terminati, vi davo aggiornamenti su prodotti che avevo usato in modo un po' più approfondito. Bene, oggi riprendiamo questo format perché ci sono tantissimi prodotti dei quali vi voglio parlare, sui quali voglio dirvi due parole, quindi calzava proprio a pennello. Io vi lascio al video, ma prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qua sotto, venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram, trovate tutti i riferimenti qua di fianco, e niente, ora possiamo iniziare. Il video che state per vedere è in collaborazione con Lookfantastic, questo significa che tutti i prodotti che menzionerò potete acquistarli direttamente da lì sul sito ufficiale Lookfantastic, che come al solito io lo ricordo sempre, non vi fa correre nessun rischio di dogana e sul quale potete utilizzare il mio codice sconto non affiliato GiovannaLF, ve lo scrivo qui sotto, valido sempre, che vi permette insomma di risparmiare un bel po' di soldini sul vostro shopping. Io approfitto per dirvi una cosa che non dico sempre perché do per scontata, ma probabilmente sbaglio. Visto che dopo ogni video che filmo ricevo una caterva di commenti, oppure messaggi su Instagram, mi mandi il link del prodotto, qual è il nome, il numero del prodotto che hai parlato, che rossetto indossi nel video. Io vi ricordo che sempre, sempre, sempre negli info box sotto tutti i miei video potete trovare l'elenco completo, quindi il nome più anche il link per eventualmente acquistarlo o comunque cercare informazioni in più di ogni prodotto che menziono. E anche di tutto ciò che indosso, che sia una camicia, che sia una collana oppure un rossetto. Quindi trovate sempre, sempre, sempre tutte queste informazioni giù sotto nell'info box. Mi raccomando, dateci un'occhiata perché ci tengo. Inizio mostrandovi quali sono i prodotti che ho scelto di provare dal catalogo Lookfantastic per il mese di settembre. Come sapete, io collaboro con Lookfantastic e ogni mese ho la possibilità di scegliere alcuni prodotti da provare per parlarne assieme. Questo mese ho voluto scegliere pochi prodotti perché troppi a volte tendo a voler mostrare tante cose per potervi presentare cose diverse, però mi diventa difficile a volte riuscire a testare tutto. Quindi questo mese ho scelto pochi prodotti, pochi ma buoni. Il primo è il The Inkey List Glycolic Acid Exfoliating Scalp Scrub ed è un esfoliante, un trattamento esfoliante per il cuoio capelluto da fare prima dello shampoo a base di acido glicolico. Voi lo vedete qui chiuso nella sua confezione, ma in realtà l'ho già utilizzato ieri ed è un prodotto che io ho preso per andare a sostituire un altro prodotto del quale vi parlo ormai da molto molto tempo, che è il Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment, sempre di The Inkey List. Sono praticamente due prodotti analogi, due esfolianti per il cuoio capelluto, che però lavorano utilizzando due principi attivi di base diversi, acido salicilico e glicolico. Siccome mi sono sempre trovata da Dio con questo, perfetto se avete il cuoio capelluto o molto secco e screpolato, magari arido oppure con dei rossori, delle irritazioni, oppure se avete i capelli che si ingrassano facilmente, ho detto io questa volta voglio provare quello all'acido glicolico, visto che di questo ho già fatto fuori penso 4 o 5 flaconi. L'ho utilizzato già la prima volta ieri, come vi dicevo. La prima differenza che ho notato è che questo ha una formula identica in tutto e per tutto all'acqua. Questo invece è un pochettino più denso, tra virgolette, a livello proprio di formula ricorda un po' un'essenza, per capirci. Primo utilizzo ottimo, mi sono trovata bene, vediamo un po' com'è, quale sarà la differenza sul lungo periodo. Poi ho scelto di provare il 100% Squalane Oil di Biosense. Questo è un olio per il corpo idratante con lo squalano, che è un ottimo ingrediente per la pelle secca, per la pelle secca comunque screpolata. È un olio che in realtà, se non erro, si può usare anche su viso, capelli, face, body and hair. Quindi è un prodotto che potete utilizzare dappertutto. E questo è il suo packaging, diciamo in edizione limitata, con tutti gli squaletti, però insomma il prodotto è sempre quello, si trova di solito o in veste limited edition oppure in veste classica. Io ho preso il flacone da 200 ml con il pump, comodissimo, devo ancora utilizzarlo, lo farò questa sera. L'ho preso perché a fine estate
Anche se tengo la mia pelle idratata tutti i giorni e le esfolio regolarmente prima, insomma dopo la doccia, mi capita che a fine estate la mia pelle, dopo essere stata al sole, in vacanza, a destra e a sinistra, sia molto secca, e quindi volevo qualcosa di più indicato appunto per la pelle proprio secca, screpolata, qualcosa che la nutrisse molto bene. Poi ho preso un siero di SkinCeuticals, questa è la prima volta in vita mia che provo, che tengo in mano, che comunque mi accingo a provare qualche prodotto di questo brand. Ho preso il Discoloration Defense Serum, che è un siero per il viso ovviamente, pensato per trattare le discromie, fine estate, melasma galoppante, macchie e via, quindi ho pensato di utilizzare questo prodotto, scusate il rumore, ora che andiamo verso l'autunno, insomma, per cercare di recuperare un pochettino. È un siero che appunto si propone di andare a trattare le zone di colorito non uniforme, di macchie, e andare ad illuminare, uniformare il viso. Vi farò sapere, perché anche di questo ho sentito parlare molto bene. Ovviamente non mi aspetto che un prodotto cosmetico possa eliminare o comunque attenuare in modo significativo il mio melasma, è soltanto un prodotto che per me ha lo scopo di uniformare un pochettino l'incarnato, insomma, ecco, non voglio caricare questo prodotto di troppe aspettative. Il quarto prodotto è un prodotto di make up. Si tratta del blush, Tinted Moisturizer Blush di Laura Mercier, nella tonalità Provence. Eccolo qui, questo è un blush liquido che si propone di avere una formula idratante, è una colorazione matte, quindi che non contiene satinature, pearlescenze, niente, ed è il blush che indosso in questo momento. Io non so quanto la luce possa permettervi di vedere, perché purtroppo ormai il pomeriggio la luce inizia a calare presto, quindi quando torno dal lavoro non è che ci siano condizioni di luce ottimali, però è il blush che indosso qui oggi, è un bellissimo colore rosa beige naturale, molto bello, perfetto sugli incarnati medio chiari secondo me. Avevo visto questi blush, non ero inizialmente stata così colpita da dire oddio ne provo uno assolutamente, poi ho guardato meglio le tonalità, ho visto questa e ho voluto prenderla perché mi ricorda molto il blush liquido Dusk di Glossier, che sapete adoro, che uso molto spesso e del quale ho smesso di parlare su YouTube per la frustrazione di non poter comprare agevolmente qui dall'Italia, e quindi ho deciso di provare questo. Vi confermo che la tonalità è molto simile, molto simile, bellissima. Questo è uno di quei blush che secondo me si accoppiano alla perfezione anche con i rossetti intensi, molto accesi, vibranti, oppure molto scuri, quando non vogliamo sovraccaricare troppo il viso di colore, rischiamo di sembrare un clown, ed è un colore, che un tipo di tonalità che io adoro, soprattutto in vista dell'autunno-inverno. Buona capacità di modulare il colore, nel senso che potete applicarne poco, dà un effetto colorato trasparente, oppure potete calcare un po' di più la mano e si vede anche se avete la carnagione un po' più scura, tipo me adesso che sono abbronzata, comunque si fa vedere, non tantissimo, nel senso che non è un blush che diventa intenso, però potete farlo vedere applicandone un pochettino di più. Vi aggiorno, continuerò a testarlo, però per il momento a livello di applicazione e primi insomma utilizzi, devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Sempre per quanto riguarda le novità, ho da farvi vedere una nuova fragranza. Questo è il profumo Lancôme Idole Nectar, quindi la versione, una nuova versione che si chiama Nectar, dell'iconica fragranza Idole di Lancôme. Guardate la confezione, che bella, bellissima lei nella sua forma e tutto, però la versione Nectar appunto è caratterizzata da questo, da questa patina olografica che rende il flacone bellissimo, soprattutto quando lo muovete al sole. Ora, io ho ricevuto questo profumo, non l'ho acquistato personalmente. Quando ricevo un profumo rimango sempre un po' dubbiosa se aprirlo o meno, utilizzarlo o meno, perché sapete che le fragranze su di me sono un incubo, nel senso che di 10 che assaggio, di 9 che assaggio, 9 mi fanno venire mal di testa o non mi piacciono, perché ho dei gusti molto insomma molto specifici con le fragranze e ci sono molti ingredienti che mi danno proprio fastidio, mi causano emicrania. Quindi quando ho ricevuto questo l'ho aperto e, come faccio sempre, l'ho spruzzato su un foglietto di carta per poterlo testare insomma con attenzione.
Buonissimo. Allora, come potete vedere è praticamente nuovo, nel senso che l'ho usato 3 volte, non di più, ma perché sto cercando di terminare altre fragranze che ho in uso al momento per l'estate. È buonissimo. Allora, ne applico 2 spruzzi. Mamma mia, buonissimo. Allora, ha una base dolce, cosa che a me piace, ma non è un dolce, è un dolce un po' zuccherino, però non è un dolce zuccherino stucchevole, non è un dolce zuccherino che fa sembrare il profumo quello di un adolescente. È veramente buonissimo, ha una nota anche un po' più profonda, un po' più elegante, se vogliamo, un po' più signorile. È veramente buonissimo. Se avete modo, dato che è una fragranza che si trova tranquillamente in tutte le profumerie, andate a dargli un'occhiata perché è pazzesco. Contiene all'interno anche delle note di popcorn. È una cosa, un profumo veramente molto buono e anche diverso dal solito, perché non saprei bene come descriverlo se non nel modo in cui ho appena fatto, ma mi piace tantissimo e ha anche una buona durata addosso. Le 2 fragranze che, dicevo, sto cercando di terminare sono le 2 fragranze che ho utilizzato di più quest'estate, che sono Fleur de Vigne di Caudalie Eau Fraîche, vi ribadisco, buonissima, fresca, leggera, proprio super estiva. Vorrei riuscire a terminarla magari entro il mese di settembre, vediamo se ce la farò, in modo tale da non trascinarla fino all'anno prossimo, perché è proprio una fragranza estiva ed è buonissima. E quest'altra invece, che è Under the Lemon Trees, è una delle fragranze della gamma Replica di Maison Margiela ed è buonissimo. Questo l'ho usato un pochettino di meno perché l'avevo tenuto da parte per le vacanze, quindi non l'ho usato per un periodo di tempo lunghissimo. E non ho fretta di terminare lui tanto quanto ho fretta di terminare questo, perché è una fragranza sicuramente agrumata, come suggerisce il nome, molto fresca, ma con una nota un po' più minerale, un po' più salina quasi, quasi come se fosse una fragranza un po' unisex, che lo rendono sicuramente un profumo fresco, perfetto per l'estate, ma non soltanto, cioè una fragranza che mi vedo utilizzare anche a ottobre, a novembre, ecco. E avendo anche un packaging così piccolino, perché questa è la versione da 30 ml, è ottimo anche quando ci si deve muovere o si è fuori casa. Veramente buonissimo, si sente l'agrume, ma non è... è un agrume un po' meno fruttato, un po' meno estivo, appunto, dato dalla nota minerale. Buono, veramente buonissimo, sono buonissimi tutti quanti. Devo dire che ultimamente sono un po' più fortunata con le fragranze, non so se sta cambiando qualcosa in me oppure se mi sono capitate a tiro, appunto, profumazioni molto... molto piacevoli. Poi volevo ribadire il mio amore immenso per la maschera Kérastase Chronologiste Masque Intense Regeneron. Questa è la maschera Kérastase nel flacone nero, della quale vi parlo da mesi e mesi. Io vi assicuro che questa maschera è uno dei pochi prodotti che mi fa davvero resuscitare i capelli. Tornata a casa dalle vacanze, da una luna di miele di un mese che mi ha permesso, che non mi ha permesso di avere tutto il tempo che di solito mi prendo per curare i capelli o comunque sotto il sole, bagni in acqua e tutto quanto, hanno stressato un po' i miei capelli. Questa maschera, io ogni volta che la faccio, mi fa resuscitare la chioma, ve lo assicuro. Anche qui una nota per quanto riguarda la profumazione, che è praticamente identica al profumo Coco Mademoiselle di Chanel. Se vi piace, comprate questa maschera perché vi farà i capelli morbidissimi e in più vi amplificherà l'effetto del profumo. Per quanto riguarda il corpo, volevo anche qui darvi un aggiornamento, comunque ribadire il mio amore per questo prodotto che ho scoperto quest'estate, Kate Somerville Exfoliate Resurfacing Body Scrub. Questo è un esfoliante per il corpo. Io l'ho utilizzato fino a qua, voi direte, ma quanto poco ne hai usato, visto che il tubo non è enorme. Credetemi che di questo prodotto, che è molto costoso, sono onesta, basta veramente una quantità minima per riuscire ad esfoliare tutto il corpo. È vero che è uno scrub che ha un prezzo importante ed è anche vero che questa tipologia di prodotto, gli scrub esfolianti corpo, è una tipologia di prodotto
per i quali io ho sempre pensato e penso tuttora che non sia fondamentale spendere tanti soldi. C'è uno di quei prodotti che, se avete un budget limitato, che comunque se non volete spendere tanti soldi in tutte le tipologie di prodotti cosmetici, ma soltanto in alcuni mirati, quella dell'esfoliante corpo è una tipologia di prodotto che non vi richiede di spendere tanti soldi, assolutamente. Però, se decidete di farlo, ci tengo a ribadire che questo è un ottimo prodotto, perché ne basta poco, quindi vi dura tantissimo. Ha le particelle abrasive molto fitte e piccole, e questo fa sì che il prodotto possa essere lavorato bene sul corpo ed esfoli molto bene. Quando abbiamo scrub con particelle così grosse, di solito ci sono poche particelle grosse, e questo ci richiede di usare una vagonata di prodotto per esfoliare bene. Invece questo ne basta poco, e vi assicuro, prendete una nocciola di prodotto, non sto scherzando, e esfoliate tranquillamente tutto il braccio. Risulta bello efficace, ma allo stesso tempo non aggressivo, non mi arrossa la pelle, non mi lascia con la sensazione di pelle che tira, e per me è davvero ottimo, un gran bel prodotto. Se volete spendere qualcosa di più, vi assicuro che questo non vi deluderà assolutamente. Per quanto riguarda invece la crema corpo, l'idratazione, vi dicevo come ho scelto di provare l'olio, lo squalano di Biossence, che metterò in uso prima possibile. Però volevo segnalarvi anche che un prodotto veramente favoloso e con un rapporto qualità-prezzo pazzesco è la Moisturizing Cream di CeraVe. Vi metto una foto qui di fianco, perché io ho terminato il mio tubo, ho portato questa crema in vacanza in luna di miele con me. Questa è proprio la foto che ho fatto prima di buttare il prodotto nel cestino, prima di tornare a casa. È favolosa, è una delle creme corpo più ricche, dense e corpose a livello di formula, e effettivamente molto nutriente, ma che allo stesso tempo, per non so quale diavoleria, riesce ad essere assorbita / a evaporare dalla superficie della pelle in un baleno. Cioè è un prodotto veramente ricco, veramente nutriente, ma peso piuma. Quando lo applicate la prima volta dite: madonna mia, questa crema, questo passone non si assorbirà più. In realtà vi assicuro che si assorbe al volo, è una cosa incredibile, e non ha, pur essendo ricca, non ha assolutamente un finish, un tocco, o non lascia la pelle con nessun residuo grasso in superficie. Quando l'ho terminata ho deciso di non ricomprarla subito, perché a casa ho diverse creme corpo che avevo messo in uso, insomma, negli ultimi mesi. Siccome mi piace anche un po' variare, testare i prodotti, avevo diversi flaconi aperti, e quindi ho sostituito, diciamo, quella crema con questi altri due prodotti di Caudalie entrambi. Il primo è il balsamo Venus Sculpt Balm Corp Lift e Fermté, quindi balsamo corpo effetto lifting e Fermté è tipo effetto tono, effetto tonificazione, effetto tensore. Questo qui è il vecchio packaging, che è stato riformulato qualche mese fa, ma io ho ancora quello vecchio, lo sto utilizzando dopo la doccia la sera. Non mi dispiace la formula e tutto quanto, ma io vi dico, lo sto finendo perché odio sprecare le cose, lo sapete, ma non è la mia crema Caudalie preferita. Ha un odore un po' acidulo, un po' pungente, di vite, che non è proprio il mio. Anche Marco addirittura mi ha detto: ma che odore strano hai addosso, non mi piace, che cos'è? Ed era questa crema qua. La consistenza è bella, ricca, cremosa, qua un po' grassetta, è un pochettino grassetto, quindi non è proprio il mio prodotto preferito, però lo sto terminando. Preferisco di gran lunga il balsamo, il burro corpo nel packaging lilla, come questa crema. Questa è la Vinotherapist Swam Corp Nourisson Hyaluronique, è una crema corpo all'acido ialuronico, idratante, nutriente, favolosa, bellissima, mi piace tanto. Questa ha una formula abbastanza leggera, vedete, è abbastanza salda quando la erogate, non è di quelle lozioni corpo che colano giù, però una volta che iniziate a lavorarla è molto leggera, sottile, fa bene il suo lavoro, idrata la pelle, la lascia anche un po', non so se vedete, luminosa. Però di nuovo, anche qui è un prodotto peso piuma che si assorbe / evapora al volo, quindi ottima, 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 soprattutto adesso, insomma, che fa comunque ancora caldo, non vogliamo niente di pesante sul corpo, quindi questa
promossissima. Secondo rappresentante della categoria make-up di oggi, sono soltanto due, ed è l'ombretto che indosso in questo momento, che è Woodwinked di MAC, che è un ombretto color bronzo con riflessi dorati che io adoro. Non so come mai, ma nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, sono stata votata praticamente quasi soltanto agli ombretti in crema e ho tralasciato un po' quelli in polvere, però è da quando sono tornata dalla luna di miele che ho ripreso in mano il mio adorato Woodwinked, che è un bronzo stupendo, sta da Dio su tutti gli incarnati, io lo amo alla follia, e insomma è l'unico ombretto che ho praticamente utilizzato nelle ultime settimane. Lo adoro alla follia, come sempre, essendo un ombretto di MAC potete acquistarlo nella variante classica, diciamo completa, con il suo packaging, oppure soltanto nella cialda da inserire nelle palette magnetiche. Mi piace da matti. Sapete che il mio ombretto MAC preferito è Bronze, che purtroppo è fuori produzione da diversi anni ormai, però Woodwinked merita un dignitosissimo e rispettabilissimo secondo posto alla grande, perché è stupendo. Stupendo. Vi segnalo poi che ho terminato l'ennesimo flacone del Latoderm Wild Douche di Bioderma. Questa è la confezione jumbo da un litro, ma ci sono varie taglie. L'olio doccia lavante, che io preferisco perché non fa schiuma, non secca, non è aggressivo, non toglie tutti i lipidi buoni che vogliamo mantenere sulla superficie della pelle, però comunque dà una bella sensazione di pulito e non lascia anche qui residuo unto, quindi l'ho già riordinato, è in arrivo. E poi che altro dire, ho terminato anche un'altra cosa che vi volevo segnalare, è che in vacanza ho terminato anche il detergente che mi ero portata via. Sempre, vi metto sempre la foto qui, è un altro prodotto di The Inky List, si chiama Hydrating Cleanser. Devo dire che tanto non sono mai riuscita ad apprezzare negli anni il brand di Ordinary, meritevole sicuramente di aver portato la skincare a un punto prezzo molto abbordabile, facendo anche conoscere, no, i principi attivi, facendo emergere il lato, l'importanza dei principi attivi. Ma io non mi sono mai trovata bene praticamente con nessun prodotto, ma quanto invece, al contrario, io mi trovi bene con tutti i prodotti di The Inky List che mi capiti di provare, perché sono prodotti ugualmente economici, ugualmente che, diciamo, mettono in primo piano appunto l'ingrediente, il principio attivo, ma secondo me a livello proprio di formulazione, di qualità, di resa, di efficacia, ma stanno proprio tante spanne sopra. Magari è una mia percezione personale, insomma una mia preferenza, ma io ho notato decisamente questo. Ho utilizzato quel detergente lì, ottimo, favoloso, piccolo prezzo, efficace sia nel lavare il viso la mattina, rimuovere residui di creme, sebo, sudore, tutto quanto, ma anche a fine giornata, toglie l'SPF, vi aiuta anche a rimuovere il trucco se lo massaggiate sul viso asciutto, quindi senza emulsionarlo subito con l'acqua. Ottimo rapporto qualità prezzo, favoloso. Quindi The Inky List secondo me vale davvero la pena di essere provato, e ho tantissimi altri prodotti in coda da testare, tra cui il Polyglutamic Acid, che è uno dei loro prodotti più famosi. Credo che due giorni fa sul sito di Look Fantastic era esaurito, però monitorate la situazione perché sono prodotti che tornano sempre disponibili. Questo è un credo che sia un siero, comunque un trattamento che va appunto a idratare la pelle in superficie. Questa è la confezione con il pump, questo è nuovo, devo ancora utilizzarlo, ma appunto dovrebbe avere lo scopo di idratare la pelle in superficie e di bloccare l'idratazione, cioè di mantenere la pelle idratata tutta la giornata, proponendosi anche di essere un'ottima base per il make-up, perché lo fa scorrere meglio e appunto mantenendo la superficie della pelle idratata ma non unta, permette una migliore resa, stesura del make-up senza insomma appesantire il viso. Quindi lo testerò magari come primer e poi vi farò sapere assolutamente. E niente ragazzi, questi erano i prodotti dei quali volevo parlarvi oggi. Alcuni sono prodotti insomma che conosciamo già, dei quali vi avevo già parlato, altri invece sono prodotti insomma nuovi, però mi andava di condividere con voi un po' questa
questa fase del alcuni prodotti sono usciti dalla mia routine, altri di nuovi stanno entrando e altri ancora di vecchi che già adoro, che continuano a rimanere parte della mia routine, perché anche se li ho terminati, insomma, li ricompro al volo. Quindi ecco, ho pensato che vi facesse piacere vedere un po' quali sono i prodotti che ho sul piatto al momento. Fatemi sapere, come sempre, se avete qualche domanda, dubbio, qualsiasi cosa, e fatemi anche sapere, visto che il catalogo di Look Fantastic è enorme per quanto riguarda make-up, skincare, capelli, corpo, cioè veramente di tutto, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti disponibili su Look Fantastic, perché così magari potrò prendere spunto per il prossimo mese, insomma, per decidere che cosa provare. È impossibile avere a mente tutto ciò che offre il catalogo di Look Fantastic, perché è enorme, però se magari mi attenzionate voi qualcosa, io sono tutta orecchi, sarei felicissima di sentire i vostri consigli. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un pollicione qua sotto, iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone se ancora non l'avete fatto, ne sarei felicissima. E niente, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!